Buona domenica. Oggi, 29 aprile, è la quinta domenica dopo Pasqua. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Al centro di questa domenica c'è l'immagine della vite. Gesù contemplava le vigne abbarbicate sulle colline pietrose della Palestina. Attraverso il colore intenso delle foglie brillavano i grappoli, pronti per la vendemmia. E Gesù vi leggeva il simbolo della sua vita e della sua opera. Lui è la vera vite. E i suoi discepoli sono i tralci. Già da molto tempo i profeti avevano descritto Israele come la vigna del Signore. La scelta non è casuale, perché la vigna richiede una cura ed un'attenzione del tutto particolari. Il rapporto tra la vite e il vignaiolo è perciò indice di un'attenzione amorosa particolarmente intensa da parte di Dio nei confronti del suo popolo. Quando però i profeti dell'Antico Testamento descrivevano Israele come una vigna, il tema dominante di questi brani era il giudizio di Dio ed il suo rimprovero. Abbiamo infatti molti brani in cui Israele è considerata una vigna selvatica che non dà buoni frutti. Gesù invece annuncia una positiva novità, la vera vite che offrirà all'umanità il vino buono della salvezza è Lui stesso. L'attesa di Israele e di Dio si compie in Gesù. In Lui il popolo può sperimentare una vicinanza di Dio e una protezione amorosa come non aveva mai potuto avere. Ma anche il Padre, nel Figlio fatto uomo, può finalmente trovare la buona vigna, quella che porta il buon frutto. La parabola però non ci dice soltanto che Gesù è la buona vigna che ha portato frutto per i desideri del Padre, ma ci dice anche che quanti saranno uniti a Lui, come i tralci sono uniti alla vite, riceveranno una forza nuova che li renderà capace di rispondere positivamente alle attese di Dio. Fuor di metafora, l'unione con Cristo della Chiesa e di ogni cristiano è presentata da San Giovanni come la risposta a tutta l'attesa dell'Antico Testamento. I profeti attendevano un popolo capace di portare frutti di bene. Ora Gesù ci dice
che se restiamo uniti a Lui, come i tralci sono uniti alla vite, potremo portare questo frutto. Non perché siamo migliori di Israele, ma perché è proprio Lui che, come buona vite, ci comunica la forza di dare frutto. Per questo ciò che è fondamentale per noi è mantenerci uniti a Lui, è mantenere vitale l'innesto in Cristo. Per questo Giovanni dice: chi dimora in me ed io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Non saremo migliori di Israele se conteremo sulle nostre forze. Potremo portare frutti di bene solo se ci terremo uniti a Cristo. Ma come nelle vigne ben curate, è necessario intervenire con coraggio e chiarezza, potando con generosità i rami inutili e sfrondando i pampini eccessivi, perché la vite si possa concentrare nel portare frutto. Così quest'immagine della vite ci presenta la nostra fede cristiana come un compito impegnativo, nel quale il Signore ci invita a putare i rami inutili, a tagliare le foglie che sono solo espressione di mondanità e di apparenza. Il frutto che ci chiede il Signore passa per la povertà, la semplicità, la rinuncia ad ogni scena per concentrarsi in ciò che è vero e buono. Che nulla ci separi mai da Cristo per poter essere tralci che portano frutto.